Piazza Navona, ore 5 di mattina. Comincia un'altra giornata d'estate. Nonostante l'ora proibitiva, ecco due romani in piena azione. Quello che conduce il carrozzino è il Sor Tommaso, ex botticellaro, uno dei più noti sensali di appartamenti vecchia Roma. L'altro è Giulio Savio, l'allestitore per eccellenza di questo genere di appartamenti, chiamato addirittura il governatore degli attici di Roma. Sor Tommaso, dove state andando? Vado per appartamenti, hai capito? Senta, e perché a quest'ora? Perché io faccio il sensale, io la mattina marzo a buon'ora, per motivo i portieri, gli scopini, le contesse si impicciano tutti a fare dell'altro. Quando loro sartono, io ho già fatto l'affare, l'ho buggerati tutti, avete capito? Ho capito, ma com'è qui a Piazza Navona? State cercando attici addirittura a Piazza Navona? Sì, sto combinando un bel appartamento di qualche... dei raro sa che si comprano. Non vende nessuno perché è una bella piazza, sa? Piazza Navona è mondiale, la più bella di Roma. E ha trovato qualcosa? Sì, ho trovato 6 camere, una meraviglia. Deve da vedere che roba. Perché una famiglia di 12 persone non convinti già 8. E sono sicuro da prenderlo. Speriamo. Sì, sì, c'è la maggioranza. E mi hanno promesso che me la danno senza meno. E se lei può venire con me, andiamo pure a vederlo. Savio, ma lei come fa a trattare con questi proprietari? Non vanno in villeggiatura? Ma vede, normalmente il romano, il popolino, quello del popolino rimane a Roma, no? Perché proprio in quel periodo si sente proprio romano tra romani, padrone della città. Però se non rispetta questo tipo di tradizione, oggi corre un grosso rischio, no? Cioè? Il rischio è questo, che per esempio il marito non romano, di una romana, no? Quando ha spedito la moglie in villeggiatura, approfitta di questa circostanza per tirare il colpo e vendersi l'appartamento. Ma perché vendersi l'appartamento in una parte così bella della città? Vendersi lei... Ma no, vede, c'è questo, che mentre la moglie, cioè la romana, è chiaro, ha vissuto in un certo modo, in un certo clima, in un quartiere, addirittura in una strada, è affezionata a tutta questa situazione, a questo tipo di vita, e sì che è logico che non voglia allontanarsi, perché vuol dire che fisiologicamente è proprio la sua realtà quella, e il marito, un importato, cioè uno che viene da fuori, a un certo punto queste cose è umano che non le intenda. Allora che fa? Quello vuole le maiolichette, vuole il doppio servizio, vuole la casetta col trani lucidato, non so, lo sportellino che si apre e si chiude bene, mentre là magari c'è qualche sorcetto, no? E allora che fa? Questo non gli par vero di trovare che la moglie se n'è andata in villeggiatura? Sacca. È vero. Ecco perché noi siamo qua, insomma. Questa è la nostra estate. Ogni palazzo della vecchia Roma può costituire una scoperta per il sensale e l'arredatore. Ogni finestra serrata può nascondere un panorama insospettato che farà la fortuna dell'appartamento. I clienti dell'arredatore sono in maggioranza intellettuali, scrittori, professori universitari, giornalisti, pittori, tutta gente che cerca un tipo di abitazione diversa dal solito parallelepipedo ripetuto all'infinito negli enormi palazzoni che stanno invadendo la città e dilagano verso la periferia. Per il lavoro dell'artista occorrono suggestioni e stimoli alla creazione e quindi sarà importantissimo il panorama che si potrà godere. L'intero appartamento assumerà un volto e un colore in relazione allo scenario che apparirà al di là di quella finestra. Pensi che tempo fa un artista americano cercava proprio un attico in questo punto? E mi disse che se avesse potuto trovarlo, lui avrebbe stampato dei biglietti da visita con il solo nome e cognome. E sotto, grande, Piazza Navona. Non c'era bisogno.